Regione Campania è sempre presente al Forum PA, è un'ottima occasione di condivisione, insomma, e di scambio di buone pratiche. Sicuramente questo è un anno particolare perché nel 2023 il PNRR sta atterrando nei territori e adesso c'è la sfida di fare delle buone realizzazioni. Sulla digitalizzazione per la PA, come Giunta De Luca, ci stiamo lavorando veramente da tanto tempo, un ruolo importantissimo ovviamente svolto dall'Ufficio per la Transizione Digitale, che appunto raccorda un po' tutte le esigenze sia interne che esterne dei nostri enti locali, anche più piccoli, dei comuni, delle ASL, delle scuole. È un lavoro di raccordo soprattutto per rilevare le esigenze. Abbiamo realizzato proprio un'indagine in partenza con tutti i comuni, un'indagine molto puntuale per verificare lo stato dell'arte, quindi quali servizi digitali già offrivano, quali erano da abilitare, esigenze formative, esigenze di comunicazione, ed è una collaborazione fatta anche con l'ANCI e col Dipartimento per la Trasformazione Digitale, i cui dati saranno monitorati appunto poi per i prossimi 3 anni per vedere man mano come si risolvono queste criticità. È in partenza anche un progetto molto importante gestito dalla Regione Campania sulla 172 del PNRR, che è l'attivazione di circa 350 punti di facilitazione digitale sul territorio, anche nelle aree più interne, per far accedere più facilmente il cittadino comune ai servizi offerti dalla PA, perché molto spesso la PA li offre anche i servizi, ma non sempre il cittadino comune, ripeto, la signora o la ragazzina o la persona anziana o chi è un po' distratto, non tanto i nativi digitali, ovviamente i ragazzi sono abbastanza bravi, sono le altre fasce d'età da coprire meglio, sanno poi come utilizzare questi servizi. È stato sviluppato anche un partenariato molto interessante su questo progetto con Poste Italiane, che proprio perché hanno sedi anche nei comuni più piccolini, anche nelle aree a volte più nascoste, insomma, ci permettono di arrivare veramente in maniera attenta e puntuale in ogni angolo della nostra regione Campania. E, invece, per quanto riguarda la PA, al di là, anche noi come regione Campania, al di là delle tante attività di formazione anche interna, abbiamo portato al Polo Tecnologico di San Giovanni dei moduli di formazione anche dell'Academy di Assinter, che è la rete delle in-house regionali che forma appunto gli addetti dipendenti della PA sulle competenze digitali, all'interno del Polo di San Giovanni, dove diciamo tutto il background che c'è di metodologie di trasferimento sulle competenze digitali, dal cloud al 5G allo sviluppo di app, al monitoraggio delle infrastrutture, alla gestione dei dati, diciamo, queste esperienze le stiamo traslando sulla possibilità, insomma, di formare quanto più possibile anche i dipendenti della pubblica amministrazione. E in questa direzione va anche l'altro progetto strategico che stiamo gestendo come Regione Campania, che siamo stati selezionati tra i 10 champion user a livello italiano del PNRR Space Economy. È una componente importante, è 1,2 miliardi che il governo italiano ha affidato all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per la realizzazione di una nuova costellazione di satelliti molto più performanti degli attuali satelliti Copernicus, che comunque già oggi ci offrono dati per il monitoraggio del territorio, dati per il dissesto idrogeologico, dati per l'Agritech, dati per avere un quadro puntuale e soprattutto un quadro che si evolve nel tempo di quali sono le criticità e a me le debolezze del nostro territorio e quello che stiamo vivendo in questi giorni e in questi ultimi mesi sui cambiamenti climatici, sui dissesti idrogeologici, sulle frane, sui terremoti, insomma, ci dovrebbe insegnare qualcosa. Ebbene, su questo stiamo formando dipendenti dell'assessorato alla ricerca e all'innovazione, dell'assessorato del governo al territorio, dell'assessorato all'agricoltura, dell'assessorato all'ambiente, della protezione civile, quindi stiamo creando un pool di competenze interne che sempre di più sapranno utilizzare questi dati, che poi permetteranno al decisore politico di prendere le scelte più opportune. La sensazione è che ci sono tantissime cose importanti che si stanno realizzando, anche il fascicolo sanitario elettronico per esempio è veramente un obiettivo fondamentale su cui come Regione Campania stiamo andando veramente molto bene. È il tempo che stringe e i progetti sono tanti e quindi veramente
l'obiettivo di tutti è lavorare in maniera sinergica tra dipartimento, regione, comuni, ASL, scuole e tutti i beneficiari, in modo tale che ogni alert, anche ogni criticità, se presa per tempo, può trasformarsi poi invece in un riallineamento. Ovviamente se non c'è comunicazione, poi alla fine i tempi non ci sono per mettere in campo i correttivi, però devo dire che questo mi sembra quello della collaborazione e della condivisione, insomma, anche dello stato dell'arte, degli step, dei cronoprogrammi, dei tantissimi progetti in corso d'opera, insomma è un punto molto attenzionato su cui tutti stiamo facendo del nostro meglio.